Abbiamo tagliato tutti i rami secchi dall'azienda. Ottimo lavoro, Canfora. Ma viene un tempo in cui... Mi state licenziando? Lei sta partendo col piede sbagliato. No. Io non sto partendo col piede sbagliato. Io sto partendo con una capata. Primissimo piano per la Shantusa più bella d'Italia. Guardate che bella. Ma quanto si bella, sere. Maronna, grazie. Scusa Anna, perché qua siamo a Napoli, allora sai, c'è un attimo un trattamento. Ma anche per lei lo teniamo, eh. Sì. Dopo la Shantusa bionda, abbiamo la Shantusa bruna. Che poi dicono che le Shantuse dovevano essere more. Ma chi l'ha detto questa cosa? C'è una diatriba qui, adesso verifichiamo. Le more poi diventano bionde. È vero, diplomatica. Allora, benvenuti a Napoli. Grazie, sempre un grande piacere venire in questa città meravigliosa. Una città straordinaria e a Napoli noi siamo un po' specializzati nei miracoli, no? Sempre, sempre e comunque. Poi come potevamo non iniziare il 2015 senza i miracoli? Sono venuti a prenderti. Chi? I tuoi fratelli. Qua non siamo in vacanza. Tu sei sotto la mia tutela, quindi vedi di rigare dritto. Da quando ci siamo trasferiti il nostro matrimonio va molto meglio. Vittoria è diventata molto più frizzante. Ciao Fulvio. Si sarà sfiatato durante un viaggio. Lei prende il caffè, io continuo con la Shantusa bruna. Allora, un miracolo secondo te che gli italiani si aspettano per l'anno nuovo, quale potrebbe essere? Ma un miracolo secondo me che si aspettano tutti e che mi aspetto anch'io è che ci sia più serenità, bontà e secondo te? E secondo me sono d'accordo con le parole che tu dici, però siamo sempre speranzosi noi italiani, soprattutto i campani che sono anche un po' scettici sulle cose. Azioni e meno parole? Brava, meno azioni e hai capito? Meno, più azioni e meno parole. Mi prendo schiaffi da solo. La sorella di Alessandro nel film, ma se tu dovessi averlo nella vita come fratello? Sì, mi piace tanto Alessandro. No, ma ce lo diciamo spesso. Secondo me in un'altra vita siamo stati veramente fratelli, perché poi ci assomigliamo pure un poco, no? E ci piace la favola, ci piace la Disney, ci piacciono, abbiamo gli stessi gusti, facciamo parte di una generazione anche che abbiamo vissuto certe cose anche della televisione belle, e però poi adesso non ci stanno più, quindi insomma. Chissà, mai dire mai nella vita. Ale è un grande, un grande. Tenete internet. Frido, fai un internet al signore. Computer. Terra. WhatsApp. WhatsApp pater. Anche se erano entrambi figli di falegnami, Gesù e Pinocchio, non erano fratelli. È confermato? Confermato. Se ci fanno chiudere, i bambini verranno smistati in istituti diversi. La verità è che ci vorrebbe un miracolo. Perché bisogna andare al cinema e vedere questo film, Anna? Perché si accettano miracoli per sognare e per passare delle ore anche serene, leggere e che ti danno non solamente speranza, ma ti danno proprio la concretezza che i miracoli avvengono. Brava, quindi viviamo questa favola insieme con la famiglia al cinema. Sì, emozioniamoci, si ride, si piange, ci si commuove, ci sono dei momenti di grande poesia, di bellissime canzoni, Sal da Vinci canta una canzone meravigliosa, Valentina Stella, insomma, davvero bisogna andare. Questa è una SIM card per quando c'è la chiamata del Signore. Prego. Grazie. A lei. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna. Osanna, nell'alto dei cieli, osanna. Dopo due ore di attesa e un'ora per Marzullo, chiaramente, perché bisogna anche aspettare. È normale, perché quando c'è San Marzullo deve dormire. Esatto, e quindi fuori al Vesuvio. I tempi erano 4 minuti. Ma certo, ha cominciato a parlare, gli ha suonato De Luigi. Appena frutto De Luigi che si è sciotato, ma ci ha dormuti. Quindi abbiamo fatto. Io stavo fuori. Tu stavi fuori? Aspettava Marzullo. Ma ci ha voluto una mezz'ora di suono. È stata una cosa veramente meravigliosa. Allora, grazie per il giubbino che mi hai regalato, perché lo teniamo insieme. Uguale, che sei giubbino. Quando tu metti tu, non mi metti. Ci telefoniamo allora. Anticipatamente. Penso questo freddo che c'è sta, io non mi muovo a andare all'albergo perché veramente non mi puoi uscire. Parliamo di questo film che esce proprio il primo dell'anno, il primo gennaio 2015, è il secondo film dove tu hai anche la regia, fa la regia, la sceneggiatura, e quindi questo a me fa molto piacere come amico, ma soprattutto anche come tuo grande tifoso. Grande Dino Piacenti. Poi sai, spesso mi chiedono ma com'è questo film è uscito il primo di gennaio, ma perché secondo me la partenza è bella, un film comico, meglio che esce i primi di gennaio, che esce il re novembre. Ti immagini, non c'è a fare il rosato quando il re novembre, ma lui ci ha presentato, no, dico, ti dà anche un senso, invece c'è il primo di gennaio, un buon augurio veramente per tutto. Poi c'è bello il titolo, Dino, guarda quanto è bello,
We Can Dance. Si accettano miracoli. No, però io We Can Dance. Diciamo, ma chi le c'ha la misedina piacente, non lo può mettere in due film. Si accettano miracoli. No, mi dice questo perché lui quest'anno, io parlo già del 2015, festeggia 20 anni di carriera. Senza accucciare niente. No, per quelle di Milano, senza aver fatto, ma lui ha fatto tantissimo. Io ho di lui 77 interviste, la mamma so che è una mia tifosa e mi guarda sempre in televisione. Esagerato, che bello. Allora io posso fare Sanremo, mia mamma mi dice niente, posso fare Canale 5, posso fare niente. Cioè, ma... Dice, quando è bella la vista Weekend Dance? Tua mamma, cioè, guarda che una cosa Weekend Dance troppo bella, cioè posso fare qualsiasi cosa al mondo, il principe abusivo è il film, se lo fotto loro, ma bello, se resti intervista, azz, ma questo è un successo, ti ha chiamato una donna di non piacente, cioè io non posso, cioè, è una cosa veramente, si mette in difficoltà da assolutamente anni. Salutiamo tua mamma che ci starà sicuramente guardando. Questa è una bella favola importante con un cast di attori e attrici veramente al top, eh? Questo non è un cast, questo è un castatiel, è un castatiel, è un no, nel senso è un casatiello di cast, cioè all'interno di questo casatiello ci stanno gli ingredienti che possono piacere, mi auguro, a tutto il pubblico. Ci sta Serena Autieri, la Morario, tu l'hai intervistato, beh, lì ho fatto anche un bel selfie, hai fatto buono, perché poi è bello, sto stumare uno si mette e si fanno poco selfie, come hai detto papà, ma su Win selfie, ma Russo fa papà a mare. Comunque io... abbiamo anche il prete Portè, Fabio De Luigi, grande Fabio De Luigi, serietà, professionalità, ci abbiamo lavorato la peggior settimana della mia vita, e veramente la peggior settimana della mia vita, e poi adesso è venuto in questo film e credo che la sua umanità, devo dirti che è stata una marcia in più nel mio film. Credi nei miracoli, Alessio? Ma già il fatto che hai già fatto un altro film e sono tanti anni che tu stai facendo questa trasmissione, già diciamo mi sembra che ci manca solo Papa Francesco, bravo, che comunque c'è Benedì. No, no, sono. Io non è che credo nei miracoli, cioè ci credo, ma credo tanto nel miracolo che si fanno tutti i giorni per andare avanti, cioè in quelle piccole cose, in quei piccoli gesti geniali che noi facciamo, soprattutto noi napoletani, per risolvere dei problemi. Ti arriva a bulletto o telefono, non tiene i soldi, c'è una genialata, ci sta un problema in famiglia anche di salute, troviamo la soluzione, cioè ogni giorno ci sta un piccoli miracoli, un'imprevedibilità che tu devi risolvere. Questi qua sono i miracoli più difficili. Ma tu a me quanto mi vuoi bene? Ma frate, se mi chiedere una cosa sorte cade lo stimometro. No, non fate semplicemente, no, perché uno parte sempre così. La mia mi guarda molto bene, ma guarda, usa un'agenda in base all'affetto, capito? No? È una domanda affettiva questa. Tantissimo, tantissimo, mo su tant'anni. Mo su tant'anni, eh? No, dico, mo su tant'anni. Io sono parecchio, sono 55 di anni. Mamma mia, io. Ma pure i capelli bianchi ce li ho fatti a sviluppo. A 18 anni sono cresciuti i capelli bianchi, quindi uno non si accorge della vecchiaia su di te. Signori, io dico il titolo del suo programma e lui dice il titolo del mio film. Questa si chiama Gemellaggio. Signori, We Can Dance. Signori, andate al cinema a vedere Si accettano miracoli. Manca radanata intervista, tutto a posto. Ma io questo te la dico un'altra volta, l'ennesima volta. Ho comprato tutti i tuoi libri, me li hai autografati, ti ho fatto 76 interviste. Ma una piccola particina nel tuo prossimo film, ma fai fa? Ma proprio piccola, una soddisfazione per dire ai miei nipoti, guardi Cussiani, ho fatto, perché era un mio grande amico, mi voleva bene, ho fatto una piccola particina nel suo film. Ma quando questo? Ma tu me lo chiedi ogni anno e non ti chiama mai. Va a finire, se ti chiama tu non mi vieni a fare l'intervista. Non mi conviene. Cos'è, un gatto? No, è un porco. Buonanotte. Sì, si ruppa la super cuoca. Ma com'è, pure tu? Ma quando ci va? Presentazione del film di Alessandro Siani, Si accettano miracoli, e con noi abbiamo il make-up Ciro Florio, che chiaramente cura e ha curato tutto il make-up del film. È chiaro che praticamente questo giorno siamo particolarmente felici perché il film nell'anteprima ha avuto un'ottima risposta del pubblico, della critica, veramente eccezionale. In questa attività tra l'altro poi abbiamo avuto la possibilità di lavorare braccio a braccio con un assistente che ci è stato fornito dall'Assofram, che è sempre una scuola di formazione di qualità, e siamo stati poi oggi a preparare tutto il backstage di questa
all'anteprima che presenta il film al pubblico italiano e sarà straordinario. Un bel regalo di buon anno 2015 per Assofram, far parte anche naturalmente attivamente al backstage del film di Siani con Ciro Flori. Beh, sicuramente un ringraziamento mio personale a Ciro Flori, che è il makeup artist di questo grande evento. E beh, si dà la possibilità dopo tanti anni di sacrifici, noi lavoriamo veramente con grande qualità con le nostre allieve. Ebbene, abbiamo avuto il piacere di avere da Ciro Flori una richiesta di una nostra allieva come assistente. E beh, oggi siamo qui a testimoniare il grande successo ovviamente anche della nostra scuola, che realizza queste professionalità che poi hanno alla fine queste grandi opportunità di lavoro. Quindi quale miglior successo e quale miglior augurio di Natale.